Questa mostra nasce da una richiesta specifica anche di Riccardo Bononi, che poi è curatore e l'ideatore di tutta la manifestazione, di tutto il festival. E mi è stato chiesto, tra l'altro, anche perché comunque mi si conosce un po' come un fotografo che ha realizzato nella sua carriera alcuni conflitti abbastanza importanti nel tempo, di raccogliere in un'unica mostra un po' di tutto quello che è stato il mio percorso negli ultimi, se vogliamo definirli, 40 anni. In effetti gli anni sono abbastanza lunghi, nel senso che li ho trascorsi più sui campi di guerra probabilmente che a casa mia. Ma no, scherzo, ma in effetti non è così, perché in effetti ho realizzato anche tanti altri aspetti della vita sociale, fotograficamente parlando. Però questo comunque è un lavoro a cui tengo particolar modo. Probabilmente non sono tutte le immagini, probabilmente non sono nemmeno tra le migliori, però volevano essere comunque un surrogato di vari conflitti che naturalmente insanguinano soprattutto in Medio Oriente, e qualcosa che riguarda anche i Balcani, che è stata forse anche l'ultima guerra che noi conosciamo più da vicino, perché è stata quasi alle porte di casa nostra nei Balcani, soprattutto in quella fattispecie della Bosnia e Sarajevo. Ci sono immagini a cui probabilmente sono anche particolarmente legato, ma per un fatto mio personale, che non tanto per una questione prettamente forse giornalistica, se vogliamo definirla così, perché ogni immagine comunque fa parte di uno stato d'animo, di un'emozione, di un qualcosa che si è vissuto direttamente sul campo durante le riprese o durante gli avvenimenti così come sono scorsi nel tempo.